e siamo venuti in questa nuova parte di Pokémon Victory Fire, la mia guida in italiano, la parte numero 30, cifra tonda. Per questo episodio ci eravamo lasciati nella scorsa parte, proprio qua nella base segreta del Team Steam, e in questo, sì, cioè del Team Steam, del Team Mirage, sono ancora rimasto a Pokémon Light Platinum, una serie che ho portato un anno fa, ma va bene. E in questa parte siamo venuti per continuare, quindi direi di andare avanti. Ci hanno dato nella scorsa parte l'apriporta, quindi mo possiamo aprire l'apriporta, possiamo aprire le porte. Io sono oggi fuso davvero, no vabbè, però allora qua teoricamente ci sono due strade. Io prima andrei da questa parte. Oddio, allora qui è un labirinto, quindi vediamo di ricordarci un po' le strade, cioè più che altro di ricordarmi, perché voi non ci potete fare più di tanto. Magari urlate anche contro lo schermo che io non faccio, che io non sbagli, insomma. Ma a me, io purtroppo non vi posso sentire, non sono in diretta. Oh mio Dio, 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 Dio. Allora, torniamo indietro e facciamo tutto con calma. Facciamo tutto per ordine, anche se ci sono delle porte oggi non riesco a parlare, al piano terra, che non abbiamo ancora aperto, quindi... Ah, ok, ah, quindi qui è collegata lì. Quindi se io scendo è la stessa cosa, praticamente, che... Ok, benissimo, ora ho capito. Quindi sostanzialmente proviamo questa porta qua e poi proviamo prima il teletrasporto, vediamo dove ci porta. Qui ci siamo già stati, mi pare proprio di sì, o forse no, boh, no, perché è dentro, no, perché è qui dentro. Proviamo qua, io continuo a premere A come un imbecille. Qua ci siamo stati, qui ci siamo stati, ok, benissimo, è piano terra, perfetto. Allora non ci sono più porte piano terra. Cioè, no, piano terra, insomma, il primo piano che abbiamo visitato. Quindi, questa probabilmente deve essere... La porta è chiusa, servono 3 password per aprirla. Oh mio Dio, come in Pokémon... Madonna. Questa è come in Pokémon rosso, fuoco, verde, foglie, bla bla bla. Madonna, oh. Solo lì so come farle. Qui no, ahimè. No, è come, scherzavo, in Pokémon Oro e Argento, praticamente, c'è bisogno delle password. Mi pare anche in rosso, blu, rosso, fuori, verde, foglia, a un certo punto ci sia bisogno delle password. Ma non mi ricordo perché è un po' non li gioco, E il Candy, benissimo. Quindi riparliamo tutti gli allenatori che abbiamo sfidato, perché... Ok, il nostro leader è più forte di te. Lì, in qualche modo, saprà, penso. Ma forse in futuro, vediamo. Ah, ok, la porta la apre, benissimo. Io prima voglio andare a vedere cosa c'è qui e poi direi andiamo a vederla. Allora qua, ok, no, qui ci siamo già stati, quindi direi tranquillamente che possiamo andare qua. Esatto, mi sa che è giusto. Ehi, chi sei tu? Sei uno di noi? Aspetta, tu sei quello che... No, tu sei qui per salvarci, giusto? Grazie, ok, andiamocene, noi non abbiamo molto tempo. Ehi, dove state andando? Cosa? Matti, guarda! Oh, scusa, ti ho spaventato? Quindi tu non sei uno di loro, giusto? Giusto. Io non sono uno di loro. Chiamatemi Lily, Lady. Oh, Matti, sei tu che sta cercando le password per la serratura chiusa, per il lucchetto chiuso? Ho sconfitto un membro del team Mirage appena ora e lui mi ha detto che una delle password è l'ala di Marco Swing. I land them out of this place. Ok, no, se ne va perché si deve riposare, benissimo. O se ne va con loro e si riposa, insomma, non ho capito questa nave. Oddio, posso camminare qua? Figata. Allora, quindi abbiamo una delle 3 password, che è l'ala di Marco. Mi sa che ho letto Marowak, non so come mai. Allora, quindi, niente. Vediamo se possiamo andarla a inserire. Io sto girovagando perché, ripeto, non ho la minima davvero idea di cosa... Ok, questo ho parlato, giuro, ci ho parlato a caso. Questa ci vuol dire una delle password. Cioè, sa una password e non ce la vuol dire. Quindi, ok, devo parlare con tutti, quindi... Se non ce la faccio in tempo mi metterò a cercarle off camera, ovviamente. Ah già, facciamo evolvere Axilla un pochino. Se non sbaglio si evolve al 58. Gli ho dato anche condividere esperienza, cose normali.
Madonna ragazzi, però Axilia riceve tantissimo. Vabbè, ma ora cambio e metto e metto e metto e metto e metto vai, boh, così. Ok, allora una password ce l'ha da Kalili, una password ce l'ha da lei e l'altra ve l'ho detto cercherò. Spero ce la dia lei. Una delle password è bianca e nero. Sei felice adesso? Come una Pasqua. Te? Le tre password? Prova a difendermi e te ne do una. Oh, allora, mamma mia. Oh. Ho avuto una leggera dose di culo, parliamoci chiaro, perché sono andato a casa da questi lì e questi me l'hanno detta. Ma va benissimo così, nel senso. Perché no? Perché è giusto che me lo diano. Il gioco è così e io non ho fatto nulla. Io semplicemente sono andato un po' intuito, ve lo parlo un po' con tutti. Per così si fa anche su Poemon Rosso Blu e su Foglia Verde Foglia, tra parentesi. No, io non so che password è, ti ho preso in giro, vaffanculo, allora non lo sapeva il bastardo. Allora, parliamo un po' con tutti. Devo riparlare con tutti, mamma mia. Allora, no. No, none. Qui c'è qualcuno nella sala? No. Teoricamente ce l'avrebbe. Ok, non si vede più forte. Allora, parliamoci chiaro. Io devo assolutamente trovare sta password e non perdermi. Soprattutto. Allora. Tre password, due le abbiamo e ne manca una. Qui, che non ci ho parlato a nessuno. Ok, resta non ce la password. Effettivamente lì è l'unico punto in cui non avevo parlato a nessuno. Ci sta che anche lui ci trolli e che non ce la dia, però io confido in lui, dai. Confido molto in lui. Vediamo se ce la dà la password, ovviamente. Io ti ho detto la verità, io non conosco la password. Ah, aveva detto che non la conosceva. Pensavo se te la conoscesse. Cosa sto cercando? La password? Sì. Ti dirò cosa va bene. Ce ne manca una, ragazzi. Allora, qui a jump kick. Sì, va bene. Cagliati, mi raccomando. Fai come si è fatto noi. Vediamo se si evolve Axilla finalmente. Ma che cavolo, ma Axilla forse si evolve al 59? Ok, allora abbiamo tutte e tre, quindi direi assolutamente di andare a aprire le porte. Ok, Matti inserisce le tre password. Curiamo un attimo, perdonatemi, anzi cambiamo Pokémon. Allora, a questo punto si evolve al 59, mi pareva più o meno se evolvesse a uno di quei livelli lì, ma o 57, o 58, o 59, ma non mi ricordavo. Se non si evolve manca al 59 non so che fare. A sto punto mi viene il dubbio che boom, sia buggato, ma no, in realtà non mi deve venire. Qui ho scelto proprio un adatto, cioè ho avuto swaggy fino ad ora e l'ho cambiato proprio quando non dovevo. Ah, Pain Split che è mal comune, è una mossa bruttissima. Machamp. Qui, allora, noi sui Pokémon, devo dire, sui Pokémon di tipo lotta siamo messi male, 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 ma molto male. Infatti io spero di trovare un Pokémon di tipo psico se non trovo un leggendario che mi aggrada. Tra l'altro Vittini sarebbe anche tipo psico se proprio vogliamo dirlo, ma il problema è che è anche di tipo fuoco, quindi io devo vedere se mette le squadre. Allora qui vediamo di fare una scelta tattica, eh. No, metti, lasciamo Max, senti, se ne frega. Bello, noi siamo stati fortunati. Task? No, non voglio dire una boiata che sia Tasca, ma non sarà. No, Tasca è Pocket, non sarà mai. Non c'è niente da fare qua. Dopotutto la porta è chiusa. Questa volta noi non dobbiamo affrontare quel moccioso. Aspetta. Sì, va bene. Come quel ragazzo. Ah no, ok, no, vi saluto la fase prima perché ho sbagliato. Ea, non può fare nulla perché la porta è chiusa, non, quel moccioso non ci può disturbare. Come ha fatto a sbloccare la porta? Io non lo so, ma sono molto sicuro che noi siamo. Sono abbastanza sicuro di essere nei guai, bene. Che noi siamo nei guai, addirittura. Allora, ma io farei di cattiveria Thunder perché sennò tanto non ci possiamo fare nulla. E Vaiana. Uproar. Io ho fatto Thunder su Vaiana? Vi rendete conto ho fatto Thunder su Vaiana, per sbaglio? Ah no, ok, no, no, ah lui ha fatto Thunder, mamma mia. No, se no davvero mi ha messo proprio, ero. Davo il peggio di me,
Allora, Dragon Claw, io farei doppio target. Allora non dovevo fare Dragon Claw. Non scusate, non dovevo fare Thunder, ho sbagliato. Ho sbagliato. Allora, revive su Axilla, instant proprio. No, ho sbagliato. Ormai gliel'ho dato. Ormai gliel'ho dato. E allora gli si fa Bull Crunch. Ma lui ci ammazza, eh. Ok, allora, facciamo una cosa fatta bene. No, si fa Thunder Punch e Hyper Potion su Maxwell. Swaggy, anche se muore, si sta a vedere giù. Si sta a vedere. Meganium, mi serve un bel revive su Varana. Però, mi serve però. No, mi serve, stavolta lo devo fare con lui, perché tanto l'altro l'ho ammazzato. E gli si fa Jump Kick. O gli si fa crunch. Ah, non ho più pipi di crunch, mamma mia. Ok, ho sperato nella sorte. Era meglio fargli crunch forse, perché così siamo andati un po' in... Ah, no, in realtà, boh, non ho idea. Allora, Hyper Potion su Varana e sempre a Jump Kick, vai. Ma a sto punto sai che io qui fo così. Lui lo lascio morire, però mi curo Mario, che non si sa mai. O anche Axilla, potevo curarmi. Idem, e almeno mi curo Axilla, perché ripeto, non si sa mai. Thunder Punch, ora gli fa un Thunder e a te tipo fa Focus Punch. E qui te la sei cercata, cercatissima direi. Ok, io ho usato tutte le pozioni, in realtà inutilmente. Cosa facciamo ora? Care, ora so cosa fare. Scappiamo. Come sempre ormai, scappiate, scappate. Allora, quindi io ho tutti curati, tranne... No, scherzavo. Swaggy, cavolo, è mezzo morto lì, e anche sempre quello Maxwell. E quindi gli dobbiamo dare a Maxwell pure un full L. E poi davvero possiamo andare avanti, vai. Mirage Base, ancora lì che c'è qualcosa? Boh, non ho idea, non ne ho la minima idea. Andiamo giù. Tutta sta strada ci porterà qualcosa, si spera. Qui c'è gli scalini? No, che... Oh mio Dio, lì è roba importante, quindi vediamo se qua c'è qualcosa. No. Allora, prepariamo un Poemon. Io metto Axilla. E voi mi direte perché se è alto di livelli? Lo metto perché secondo me è più forte della squadra. E ancora si deve evolvere nell'evoluzione finale. Vai! Dove sono i vostri leader? Spit it out, penso sia fatelo uscire ora. Non lo so, ho tirato a caso, vi tradurrò. Perché tu pensi che noi ti diciamo dove sono? Ragazzo, tu, bambino, tu non hai realizzato che tu sei inutile, penso. È impossibile per te di sconfiggere entrambi noi. No, lui non è inutile. Ah, lui non è solo. Ah, ok, oddio, Alon è solo. Ma perché io faccio queste cose? Vabbè, solo. Lui non è solo, ma ti non aspettavo che tu venissi. Benissimo, benissimo. Ora ci sfideremo tutti e due per fargli il culo. Ok, per favore scegli tre Pokémon. Ok, allora io mi scelgo Axilla. Qui è tosta. Allora, Swaggy praticamente ha perso tutti i PP. Quindi scegliamo bene. Io non so se scegli Varano o Maxwell. Varano, Maxwell, Varano, Maxwell. Maxwell, ma me ne pentirò. Vai. Me ne pentirò, eh. Lui c'ha Metang, Sigilyph. Maxwell, ma me ne pentirò, ricordatevi di queste parole. Allora, infatti, qui io dovevo scegliere. Ho sbagliato perché dovevo scegliere. No, già lui è anche di tipo folletto. Madonna, ho sbagliato. Io farei Sword Dance, vediamo quanto resistiamo. Ancora Sword Dance. Tanto che lo usa in prison. Un altro Sword Dance non lo leggo. Cioè non ce la fa. Benissimo. Vedete, un due Sword Dance, ragazzi, si fa delle cose allucinanti. Dragon Claw, perché quel Magneton non so quanto mai mi dia problemi, sinceramente. L'unica cosa è che siamo paralizzati. Ma infatti io uso un Full Restore ora. Io uso un Full Restore, tanto li venderanno poi, giù.
Ok, va bene, va benissimo. Allora, l'importante è levare di mezzo la Kazam che c'ha. Che cavolo c'ha? Il Coal Mind aveva fatto, quindi andava levato di mezzo. E qui Dragon Claw, vabbè, io sono stato. Me ne pentirò, l'ho fatto per 30 secondi. Ah, ok, c'era l'ultimo Pokémon, ma. Ciao. E ora si dovrebbe, boh. E ora manca l'ultimo Pokémon. Speriamo di essere più veloci. Benissimo. E ora manca l'ultimo Pokémon. E ora dicevo, si dovrebbe evolvere. Io mi confondo le parole. Oggi proprio non ci sono la testa, via. Non si evolve, non si evolve. Ma a che livello si evolvi? 60? I nostri leader sono sulla cima del Monte Skywall. Il nostro sogno sta per diventare realtà. Questa volta voi non potete fare niente per fermarci. Non abbiamo tempo di giocare con te, con voi, bambini. Addio. Monte Skywall? Ok, io penso che dovremmo andarci. E mi sa anche a me. Matti, hai visto i loro leader? Hai trovato i loro leader? No? Ok, dove sono? Cosa? Loro sono sulla cima del Monte Skywall? Ok, io penso che dobbiamo andare là al prima possibile. Hai ragione, dobbiamo trovarli e fargli vedere. Find out. Ah, e dobbiamo scoprire cosa stanno facendo. Sì, dobbiamo fermarli. Tutti, è tempo di andare, venite con me. Matti, andiamo. Ok, Monte Skywall. E qui io mi documenterò, ragazzi, per la prossima parte perché il livello si evolve a Xilla, perché non ho la minima idea. Io direi di togliere e condividere esperienza. Assolutamente, perché se no. Non tanto perché, ma perché se no davvero prende esperienza solo lui e è già a un livello alto. Quindi diamogli il Dragon Fang. E usciamo di qua. Non so se c'è la fune di fuga, ma mi sa che non ha effetto. E anche se ha effetto, preferirei andare fuori così perché l'altra volta abbiamo visto dove Matteo ha trasportato la fune di fuga. L'abbiamo visto. Ovvero Matteo ha trasportato praticamente a una città che non mi ricordo neanche come si chiama, ma era lontanissima. Ma tanto ci doveva andare, cioè non è che ci doveva andare, ma tanto dovevo usare volo, quindi città vicino o città lontana non ha cambiato nulla. Io sto andando un po' in a caso, eh. Ve lo dico proprio. Fra me e voi. Mi pare sia la strada giusta, sì. Ebbene sì. Comunque in tutto questo non c'ho la bicicletta o sbaglio io. Forse la città con il negozio di bici non l'ho esplorata bene, perché mi sembra strano fino a questo punto del gioco non ci abbiano ancora dato la bicicletta. Che cavolo sto facendo? Mi sa che ho sbagliato. Esatto, sì, ho sbagliatissimo. Ho sbagliato. Oh, riuscirò a uscire di qui? Non mi ricordo quale delle due era. Allora concentriamoci perché qua se no non faccio nulla. Allora, fin qui va bene. Ora qua prendiamo le scale e qua prendiamo l'estate. Io ho sbagliato perché ho preso quelle laggiù. Perché sono stupido. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente. Forse avrei potuto usare anche la fune di fuga, ve lo dico. Qui è notte intanto. Ok, no, non usate la fune di fuga per l'amor di Dio, sennò vi perdete gli eventi della storia. Ciao Matti, alcuni membri del team miei sono scappati dal deposito. Cosa è successo? Sono andato al Monte Skywall? Ho visto. No, sì, ho visto. Ah, sono andato al Monte Skywall, l'ho visto, penso abbia detto. Matti, io penso che tu abbia bisogno di questo. L'MN08, sub o cascata? Sub. Ok, quindi devo saturare un po' un'acqua che sa preparare sub, perché io ho il cavolo che voglio insegnargliela. Ah, il TAR-43, ma perché mi... Boh, non ho capito sta cosa. Oh, senti, proviamo a fargli fare i 60 Axilla, che vedo lì. Poi non l'alleno più per... mai più praticamente, però... Io non davvero non so che fare. No, non l'ha fatto, vabbè. Ok, devo andare, ci vediamo. Ciao. No, non usate la fune di fuga perché sennò non so, non vi dà sub, non usate la fune di fuga manco per sbaglio. Io non so se la dovevo usare neanche la scorsa parte, cioè nella scorsa parte, non lo so. Che usavo la fune di fuga e non avrei dovuto. Allora. Prendiamo. No, prima devo vedere la mappa, scusatemi. Prima, perché non mi ricordo dove è Monte Skywall. Sarò sincero con voi. Monte Skywall, qua. Benissimo, sulla cima, quindi mo io mi devo volare a Monte Skywall. Quindi prendiamoci
Wubat. Poi mi devo prendere tra l'altro, poi la muoio se non deglutisco. Mi devo prendere anche quello che ha la forza, che è Trico. Cioè devo venire qui, ok, ora vado a Marble City, tanto c'è. Poi ora mi piglio Trico e deposito un altro Formon, perché praticamente se no bisogna avere un posto libero squadra, a quanto ho capito, per avere Victini. Quindi io al posto di Wubat metto Trico. Al posto di Wubat metto Trico. Perché il box 2 e non il box 1? Che c'è il box 1, scusate? Altri Formon, vabbè. Poi no, ma io li voglio mettere. Ora off camera tanto li deposito. Cioè li metto tutti nel box 1. E qui io tolgo non lui. Io toglierei. Toglierei. Ah, oh, Swaggy, ma boh, così perché mi va. Lo metto in fondo, almeno capisco che Swaggy è lì. Allora, nella prossima parte quindi vi faccio rivedere la mappa. Andremo nel Monte Skywall, appunto, qua. So che se sentivo un po' tanto l'orologio, me ne sono accorto anch'io e si sente di solito nelle mie parti. Farò il possibile per non farlo sentire nelle prossime parti. Questo era per concludere. Da Matizan è tutto, un like, un commento, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, ci vediamo alla prossima parte di Pokémon Victory Fire, dove penso andremo molto avanti nella storia e proprio forse incontreremo Vittini. Ciao a tutti!